Buongiorno a tutti e bentrovati sul mio canale. Oggi sono qui per mostrarvi i miei acquisti Jeffree Star Cosmetics che ho fatto sul sito americano Beautylish per approfittare delle magnifiche offerte del Black Friday. Ma vi dico subito che tutto quello che vedrete potete trovarlo anche sul sito Maki Beauty e con il codice Lady Glow Maki che trovate giù nell'info box potete usufruire di uno sconto del 10% sui vostri acquisti. Ora, a proposito di Jeffree Star, so che è un personaggio molto eccentrico, controverso, che fa spesso discutere. Sinceramente a me questo aspetto interessa poco, io amo il make-up e trovo validissimi tanti suoi prodotti. E che cosa ho acquistato? Ho acquistato una palette di ombretti, un correttore e due rossetti nella nuova formula Velvet Trap. Per quanto riguarda la palette, devo dire che tra tutte quelle che io ricevo ormai dalle aziende e quelle che io ho acquistato e non ho ancora provato, vi assicuro che ho cassetti pieni di palette, anche Natasha Denona, Pat McGrath, eccetera, eccetera, e difficilmente io provo il desiderio di acquistare una palette. Quella che sto per mostrarvi invece era praticamente in cima alla mia wishlist da tanto tempo, perché è una palette ricca di tonalità rosate e violacee che io adoro. Di che cosa sto parlando? Sto parlando della palette Artistry Bloodlust, che fa parte dell'omonima collezione, quindi Bloodlust, disponibile dal febbraio 2020. Il packaging di questa palette, lo avete già intravisto, è qualcosa di unico, di speciale, insomma io non avevo mai visto nulla di simile. Questa chiaramente è la scatola esterna, la palette invece è fatta in questo modo. È una palette esagonale, come potete vedere, ricoperta di velluto stropicciato viola con dettagli oro. È un packaging assolutamente lussuoso, quindi pregiato, eccentrico, regale, che richiama proprio uno scrigno. Ora, è una palette sicuramente anche grande, massiccia, pesante, questa non è, diciamo, propriamente una palette ideale da portare in giro, ma è fantastica da tenere a casa, insomma è una palette dal design straordinario, ideale proprio da tenere in bella mostra, vi assicuro che colpisce chiunque, insomma è un pezzo da collezione per noi appassionate di make-up. Al suo interno questa palette contiene, ovviamente è dotata di un grande specchio, ed è una palette che contiene 18 ombretti con un mix di finish. Ci sono opachi, metallizzati, un foil, un matte con glitter e due ombretti nella nuova formula Extreme Wet, che contiene perle accecanti e eleganti liquidi per un intenso effetto bagnato, e queste sono le tonalità contenute. Ora, c'è chi non ha apprezzato questa combinazione e perché si aspettava delle tonalità più dark, più cupe e gotiche, invece come vedete contiene anche tonalità delicate. Personalmente invece ho apprezzato questa combinazione, perché vi assicuro che anche le tonalità più chiare presenti all'interno di questa palette sono pigmentatissime e quindi sulla palpebra si vedono molto molto bene. Io la prima volta che ho aperto insomma questa palette sono rimasta veramente a bocca aperta. È un trionfo di tonalità sul lavanda, per vinca, viola più freddi, più caldi, colori vividi e vibranti, perfetti per dare risalto agli occhi verdi. Sulla gamma cromatica però c'è sicuramente anche da dire che è una palette sicuramente incentrata sul viola, ma non è un'ombretta però. Non è una palette monocromatica, non è una palette di ombretti viola, come vedete abbiamo anche rosso, bianco, nero, nocciola, verde, diversi toni rosati, e secondo me questo aspetto non è negativo, perché consente di creare tanti look anche diversi tra loro, quindi sicuramente non è una palette noiosa. Sulla qualità sinceramente non intendo dilungarmi, perché è fantastica, altissima, in linea con gli standard del brand. Gli ombretti sono super pigmentati, coprenti con una singola passata, sono vellutati e piacevoli al tatto, facili da sfumare e si fondono meravigliosamente tra loro. Anche quelli luminosi sono molto pigmentati, molto scriventi, perfettamente aderenti alle palpebre. Al solito vi consiglio di applicarli sulle palpebre direttamente con le dita, quindi su un primer, di tamponarli su una base grassa per ottenere subito un effetto più audace e intenso. Le due tonalità dal finish Extreme Wet sono veramente abbaglianti, hanno un finish ultra lucido,
lucido proprio è bagnato sulle palpebre e potete utilizzarle sia come topper che da sole, perché comunque sono stratificabili, quindi si può ottenere una coprenza totale, quindi un colore pieno. E c'è qualche colore, qualche tonalità leggermente polverosa in applicazione, però non è assolutamente un problema per chi come me trucca gli occhi, quindi prima del viso. Ma direi di lasciare spazio quindi ai colori, quindi vediamo insieme gli swatch delle regolarità. Allora, il primo ombretto che vedete si chiama Your Majesty ed è un bianco osso opaco, il secondo si chiama Take the Crown, un lavanda chiaro metallizzato, il terzo si chiama Deviant, un lavanda chiaro opaco, come vedete un pochino più freddo rispetto al primo lavanda. Poi abbiamo Beauty Sleep, che è un duochrome rosa oro dal finish metallico. Segue Wet Jewel, che è un rosa chiaro metallizzato, scintillante e super riflettente, nella nuova formula Extreme Wet, che è l'ombretto che ho utilizzato oggi sulle palpebre mobili, sì, e sulla palpebra mobile. C'è poco da dire, secondo me, su questo ombretto. Vi assicuro che dal vivo è qualcosa di spettacolare, proprio illumina lo sguardo in un modo incredibile. È veramente ricco di perle accecanti, come sostiene il brand. E poi abbiamo, quindi dopo Wet Jewel, Royal Pain, che è questo colore qui, questo rosa polveroso opaco e caldo con un tocco di rosso. È un colore meraviglioso e unico da sfumare nella piega. Segue Dungeon, che invece è un viola melanzana scuro, intenso e opaco, perfetto per scurire l'angolo esterno dell'occhio. E vicino vedete Scandal Water, che è un blu violaceo, un pervinca opaco, bellissimo secondo me questo colore, è super particolare. Poi abbiamo Sworn Enemy, che è questo verde oliva dorato metallizzato, e poi vedete Pink Magic, che è questo rosa fucsia violaceo del finish ultra lucido e bagnato, sempre ovviamente nella nuova formula Extreme Wet. Poi abbiamo Bleeding Heart, che è questo rosso brillante, vivace, che viene descritto come metallizzato, ma come vedete è più un satinato che un metallizzato, dona proprio un tocco di luminosità alla palpebra. E infine su questo braccio vedete Executioner, che è un nero opaco con glitter viola e rosa al suo interno, quindi questo è tutto quello che entrava insomma sul mio braccio sinistro. Ma proseguiamo, perché abbiamo altre tonalità quindi da vedere, e cominciamo con High King, che è un viola prugna caldo e opaco. Poi abbiamo Vivid Mood, che è un viola lavanda intenso e vivido, sempre dal finish opaco. Poi abbiamo Monarchy, che è un marrone nocciola, comunque tenue, chiaro, diciamo dal finish opaco, si vede poco sulla mia carnagione. E poi abbiamo praticamente Blood Queen, che è un colore, un violaceo, una tonalità violacea meravigliosa, è un viola rossastro, opaco, intenso, super vibrante. Vile Serpent, che è un verde teal, questo verde petrolio scuro e opaco, un colore diciamo a metà strada tra il blu e il verde. E poi conclude la palette Betrayal, che è questo viola caldo duochrome con delicati riflessi oro al suo interno. Ora, per me è veramente difficile dirvi quali sono le mie tonalità preferite in questa palette, perché veramente mi piace quasi tutte le tonalità metalliche e laminate ad effetto bagnato, sono secondo me sbalorditive e super scintillanti, donano una luminosità incredibile allo sguardo. C'è Royal Pain, che è questo colore, quindi questa specie di rosa polveroso con un tocco di rosso, che è un colore unico secondo me, bellissimo da sfumare nella piega dell'occhio, quindi come tono di transizione, e sta benissimo con le altre tonalità presenti nella palette. Amo il duochrome rosa e oro, e in generale comunque le tonalità violacee per me in questa palette sono un sogno. Perciò sicuramente una palette è un po' ingombrante, diciamo così, e magari non adatta per viaggiare, e non è magari la palette ideale per tutti i giorni per creare look completi, perché obiettivamente contiene pochi toni neutri al suo interno. Però per me è fantastica, è una palette unica e diversa. La forma diciamo esagonale, il velluto, le tonalità violacee, i colori così
così vividi, saturi, vibranti, l'alta qualità e la semplicità di utilizzo per me la rendono veramente un must have. Se amate queste tonalità, secondo me è imperdibile. Meglio qualche palette in meno, insomma, durante l'anno, ma possedere, insomma, secondo me, è questa palette meravigliosa che consente di creare dei look che, credetemi, non passano inosservati e sia più delicati che più intensi. Poi ho acquistato il correttore Magic Star nella tonalità C6.5 per carnagioni chiare con sottotono giallo. Questo correttore era scontato forse del 60-70%, l'ho pagato circa $8, veramente nulla. Il colore forse è un po' chiaro per me, per la mia carnagione, ma non mi dispiace perché contribuisce a dare luce alla zona del contorno occhi. Infatti può essere utilizzato anche sul viso per correggere le varie imperfezioni, però io lo sto utilizzando solo quindi per correggere le occhiaie. Ha un packaging molto particolare, sicuramente molto appariscente, molto Jeffrey, diciamo così, che ricorda una bacchetta magica di Sailor Moon. È tutto sfaccettato, ha un tappo dorato con un grande cristallo oro e una stellina argento, termina con una stellina argento, insomma è davvero qualcosa di unico, inconfondibile. Diciamo che avrei fatto volentieri a meno di questa stellina, perché come vedete comunque è appuntita e già più di una volta, insomma, mi sono fatta male andandola a prelevare, a recuperare, insomma, dal beauty case. Comunque, a parte questo, è un correttore descritto come full coverage, in grado di coprire anche i tatuaggi grazie al 20% di pigmento, leggero e sfumabile e con un finish satinato naturale. È disponibile in 30 tonalità per adattarsi alle diverse carnagioni e ha anche una formula arricchita con principi attivi anti-age, quindi con l'utilizzo costante dovrebbe anche ridurre rughe e linee sottili. Il mio primo commento su questo prodotto è che adoro letteralmente il suo applicatore, che è fatto in questo modo, è molto particolare. È un applicatore, vediamo se mi fermo un attimino prima di tutto, ecco qua, si vede bene, è un applicatore a goccia, morbido e flessibile e inclinato, che presenta un foro al centro che fa da serbatoio, quindi trattiene più prodotto rispetto ai classici applicatori. E quello che c'è sull'applicatore è perfetto, è la giusta quantità, insomma, basta per entrambi gli occhi, quindi non bisogna andare più volte a prelevare il prodotto, e questa cosa, insomma, per me è davvero fantastica, proprio quindi viene dosato perfettamente dall'applicatore. È un correttore che ha una consistenza cremosa, una bella consistenza cremosa, ma non troppo densa o asciutta, quindi facile da lavorare, e non si fissa, non si asciuga troppo velocemente, quindi dà il tempo di sfumarlo per bene. Io preferisco lavorarlo con le dita, si fonde perfettamente con la pelle, non lascia residui, ha una texture cremosa ma sottile e leggera, e un bel finish semi opaco, molto naturale, copre perfettamente borse e occhiaie, illumina ed è molto levigante, proprio la zona appare liscia e distesa, quindi sicuramente riduce l'aspetto delle linee sottili. Se vedete dei segni strani sulla mia pelle stamattina in questa zona è perché ho utilizzato la maschera LED e forse l'ho stretta un po' troppo sul viso. E comunque questo correttore non fa effetto secco o gessoso anche dopo ore dall'applicazione, non appesantisce la pelle, non si deposita nelle linee sottili, nelle pieghette, e se lo fisso con una polvere, mentre ho notato che se non lo fisso con una polvere tende un po' a segnare, insomma, dopo qualche ora. È un correttore quindi che dona, è molto perfezionante, insomma, dona secondo me un aspetto impeccabile e dura praticamente tutto il giorno senza bisogno di ritocchi. Mi piace perché è molto coprente ma leggero sulla pelle e regala uno sguardo più fresco, insomma luminoso, e anche più giovane, appunto perché è molto levigante, quindi rende la pelle più liscia, quindi è levigata, ha un effetto, insomma, sfocatura sulle rughette, insomma, e linee sottili del contorno occhi. È un correttore che io ho acquistato veramente per il prezzo, insomma, tanto per, attirata appunto dal prezzo basso, però è stata veramente una bella scoperta. Ancora l'ho provato poche volte in realtà, però le mie prime impressioni sono veramente molto molto positive. Non so se funziona altrettanto bene su pelli molto secche, insomma segnate, mature, però sulla mia secondo me il risultato è molto bello. Io l'ho utilizzato, l'ho applicato già da diverse ore, insomma quasi ora di pranzo, e sono truccata praticamente da stamattina alle 7, e quindi insomma il risultato sulla mia pelle mi piace veramente tanto. In più non richiede particolari accorgimenti per l'applicazione, è veramente semplicissimo da sfumare, e oltretutto basta pochissimo prodotto
per applicazione, quindi per me il correttore Magic Star di Jeffree Star è un sì deciso, quindi ve lo straconsiglio. E infine, come vi anticipavo, ho acquistato due rossetti nella nuova formula Velvet Trap. Il packaging è sempre molto appariscente e particolare, è tutto rosa bubblegum a forma di missile, è anche un po' ingombrante, insomma abbastanza grande come vedete, ma sicuramente originale e inconfondibile, con chiusura magnetica. E poi ritroviamo anche il logo a stella Jeffree Star Cosmetics, che quindi si ripete in rilievo su tutta la superficie del rossetto, insomma sicuramente una cura estrema, abbiamo dei dettagli. Per quanto riguarda la formula, per me è fantastica, questi sono dei rossetti estremamente pigmentati, quindi coprenti dalla prima passata, con una texture scorrevole sulle labbra, un bellissimo finish opaco vellutato e una texture leggera che non secca le labbra, che risulta quindi molto confortevole. Non parliamo chiaramente di rossetti completamente no transfer, ma sono comunque a lunga tenuta se abbinati ad una matita labbra, hanno le caratteristiche che io sicuramente ricerco, insomma, nei rossetti. Ci sono dei colori splendidi in gamma, sia toni neutri che colori sicuramente più audaci, insomma e insoliti e divertenti, c'è qualcosa per tutti. Io ho scelto due tonalità, purtroppo tanti colori quando io ho fatto l'ordine non erano già disponibili, però ho scelto secondo me due colori molto belli che vado subito a mostrarvi, sono già armata di swatches. Il primo colore che vedete si chiama Planting Rose, viene descritto come Muted Rose ed è un rosa caldo di media intensità, smorzato e polveroso, secondo me con una puntina di rosso al suo interno, un rosa veramente per tutti i giorni, non vistoso ma molto femminile ed elegante, è chiaramente quello che indosso stamattina per il look che vedete, e l'ho abbinato con la matita rosa scuro di Wycon, che è questa. Io praticamente quando ho swatchato questo rossetto sono andata direttamente a prendere la matita di Wycon e insieme, come vedete, insomma sono una combo veramente perfetta. Il secondo rossetto che ho acquistato invece si chiama Libralin e viene descritto come terracotta rose. Questo è un po' diverso da come lo immaginavo, perché immaginavo, anche per il nome insomma, un colore più scuro ma anche più rosato, invece è proprio un terracotta aranciato medio chiaro, abbastanza vivace sulle labbra, non smorto ma comunque assolutamente portabile, è un colore caldo molto particolare. Io infatti ho 7000 rossetti ma non ricordo nulla di così di simile, insomma, a questo colore, che comunque vi mostrerò indossato in uno dei prossimi video e che io abbino con la matita mandorla, sempre delle Intense Lip Pencil di Wycon. Ora, io sono sempre entusiasta di provare una nuova formula di rossetto e devo dire che questa mi ha conquistato proprio dal primo utilizzo. Mi piace moltissimo la formula, ma devo dire anche i due colori che ho scelto, perché sono toni nude molto portabili ma comunque non banali e scontati. D'altra parte, comunque, nessuno si aspetta delle cose o colori scontati da un personaggio come Jeffree Star. Bene, io ho detto tutto, sono strafelice dei miei acquisti, ho atteso tanto insomma per avere questi prodotti, però veramente ne valeva la pena, sia la palette che il correttore che questi rossetti, per me sono assolutamente prodotti validi, super performanti. Bene, e io spero di esservi stata utile, vi invito ad iscrivervi al canale per non perdere i prossimi video e a lasciarmi un like di supporto se il video vi è piaciuto. Vi mando un grosso bacione e alla prossima.